Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Starlight Books. Oggi video molto speciale perché è una tappa del blog tour dedicato al terzo romanzo di una serie fantasy che personalmente io adoro ed è questo. Queen of Chaos di Kat Ross. Questo è il terzo libro della serie Il Quarto Elemento, iniziata con The Midnight Sea e proseguita con Blood of Prophet. Questo è il terzo che va a concludere questa serie per il momento, diciamo, almeno questo dovrebbe essere l'ultimo libro. Io personalmente non vedo l'ora di leggerlo come si deve, perché questa è una serie che adoro. Mi accingo a leggervi la trama. Persepolis è caduta, Carnopolis è bruciata. Mentre le forze oscure dei non morti attraversano ciò che resta dell'impero, Nazafarin deve obbedire al richiamo della regina dei demoni per salvare il padre di Darius, Victor. Oppressa da un potere che non comprende e che riesce a malapena a controllare, intraprende un pericoloso viaggio attraverso le terre dell'ombra verso la casa dietro il velo. Ma ciò che l'attende è peggiore di qualsiasi destino possa immaginare. A migliaia di leghe di distanza, Tijá conduce un gruppo di bambini in una missione disperata per salvare i prigionieri di Gordon and Guts, la roccaforte dove sono custoditi i Daiva più antichi. Per arrivarci devono attraversare la Great Salt Plain, una terra desolata e invasa dagli eserciti della notte. Un incontro casuale fa aggiungere un fantasma del passato alle loro file, ma arriveranno in tempo per evitare un massacro? E nella casa dietro il velo, Balthasar e il profeta Zarathustra scoprono di avere più cose in comune di quanto non potesse sembrare. Ma sarà sufficiente a salvare l'anima insanguinata del negromante e a sventare i piani della sua padrona? Mentre lo scontro finale tra Alexander e la regina Nerys ormai incombe, verrà rivelata la verità sull'origine dei Daiva e tre mondi si scontreranno in questa elettrizzante conclusione della serie Il Quarto Elemento. Insomma, la trama promette molto molto bene e nella mia tappa di questo, vi faccio vedere il bannerino bellissimo di questo blog tour, release party, mettetelo un po' come preferite. Io ho l'onore e il piacere di deliziarvi con alcuni estratti sia dei primi due libri, in cui ce n'è anche uno. Mi sono permessa anche di metterne uno preso a caso, diciamo, da questo libro. Quindi bando alle ciance e cominciamo. Datemi solo un secondo per andare nella cartella giusta. Eccoci qua. Pronti? Cominciamo. Primo estratto. Uccidere i Druj avrebbe significato abbandonare la mia famiglia, il mio clan. Se fossi stata scelta, avrei potuto non vederli mai più. E nel nostro mondo, quei legami significano tutto. Se la comunità allontanava una persona, questa era come se fosse morta. Accadeva solo per crimini gravi, come la violenza o l'omicidio, cose rarissime tra la mia gente. Ma quando succedeva, il colpevole diventava un fantasma. Il suo nome non veniva più pronunciato. Secondo estratto. Osservai i suoi capelli scuri bagnati sulla fronte, la sua bocca ostinata. Pareva così umano. Eppure c'era qualcosa nel modo in cui Darius rimaneva immobile, perfettamente a suo agio nella sua pelle. Immobile ma raccolto, come i lupi che avevo visto nelle montagne. Non mi hai offesa affatto, risposi. Immagino che tu abbia bisogno della benedizione più di me. Voltai i tacchi e mi allontanai, sapendo di averlo ferito. Una piccola fitta anche al mio cuore, e mi sentii un po' in colpa, ma quella non era la fine. Poi sentii la soddisfazione per la mia vergogna e la mia rabbia per il fatto che lui sapesse e ne fosse contento. E infine il suo divertimento alla mia rabbia. Accelerai il passo, determinata a non pensare a niente, a non provare niente, mai più. Se solo fosse stato facile. Terzo estratto. Osservammo le stelle. Per un momento ebbi la vertiginosa sensazione di guardare un enorme abisso, un oceano di luci pieno di strane correnti e ondate di marea che duravano milioni di anni. Poi la mano di Darius trovò la mia, calda e callosa per via della spada, e il mondo si raddrizzò di nuovo. Anch'io ho paura, Nazafarin, ma il profeta ci insegna che il paradiso e l'inferno sono qui sulla terra. Inchinò la testa all'indietro e assaporò la notte. Sapevo che sentiva il nesso con più intensità nella quiete dell'oscurità. Siamo noi a decidere il nostro destino, non il Sacro Padre, tu e io. E c'è un'unica strada per andare avanti. La prenderemo insieme?
gli strinsi piano la mano. Sempre. Quarto estratto. Volevo imprimere ogni dettaglio di lui nella mia memoria. Baciare l'avvallamento dove il cuore gli puzzava nella gola. Intrecciare le dita tra i suoi capelli e sentire la sua guancia ruvida contro la mia. Aveva bisogno di radersi, così cominciai a occuparmene. Ma arrivammo soltanto a metà prima che mi tirasse a sé. Sentiva tutto ciò che sentivo io e viceversa. Le barriere tra noi che finalmente si offuscavano fino a dissolversi del tutto. Se i bracciali erano buoni a qualcosa, pensai, erano buoni per quello. Ultimo estratto. Negli ultimi 2 anni avevo portato una sua scintilla dentro di me. Quando lui me lo permetteva, potevo leggere ogni sua emozione e ogni sua sensazione fisica come se fossero le mie. Ma allora era diventata una parte di me, una per cui sarei morta prima di rinunciarvi. Sapevo esattamente dove si trovasse in tutti i momenti e quando mi toccava, quella scintilla diventava un rogo. Tutto ciò era sparito. Bene, io spero che questi estratti vi siano piaciuti. Questa era la mia tappa per il blog tour dedicato a Queen of Chaos di Kat Ross. Io ringrazio enormemente Regin e Tania per aver organizzato tutto e per avermi coinvolta. Vi ricordo che nel link del blog dell'info box trovate non soltanto tutte le info riguardanti il blog tour, i link dei blog partecipanti e soprattutto le informazioni riguardanti il libro, ma troverete anche questi estratti nel caso voleste leggerveli con più calma. Magari io sono stata troppo veloce, magari non vi è piaciuto come ve li ho trasmessi, spero di esserci riuscita bene. Comunque potrete anche leggerveli con calma e con i vostri tempi nel post che trovate appunto nel link del blog dell'info box. Come sempre troverete anche le mie informazioni di Facebook, Twitter e Instagram. Se venite a trovarmi mi fate veramente tanto tanto contenta. Seguite ogni tappa, mi raccomando, non perdetevene nessuna. Come sempre i link sono sempre nel link del blog dell'infobox, quindi andate a vederle tutte, non perdetevene nessuna. Iscrivetevi al canale blog se non l'avete ancora fatto e cliccate sulla campanella per attivare le notifiche. Vi mando un bacione enorme e ci vediamo alla prossima recensione, al prossimo video. Ciao a tutti!